Intanto vi saluto e ringrazio Massimo dell'invito. Mi scuso per non essere con voi a Milano, ma ho avuto degli impedimenti personali, insomma, che rendevano difficile la mia partecipazione. Mi direte se vedete lo schermo? Credo di sì. Perfetto. Massimo mi farà un cenno se non vedete la presentazione. Spero di essere riuscita a condividere lo schermo. Perfetto. Comunque, mi presento, faccio parte dell'Ufficio Studi Economici della Consob dal 2011 e sono coinvolta nella task force che la Consob ha costituito dal 2017 per seguire da vicino le dinamiche di mercato e per capire quali sono le opportunità e i rischi che potrebbero derivare dal diffondersi di forme di digitalizzazione finanziaria, presumibilmente accompagnate da spinte alla disintermediazione. Questa è l'outline della mia presentazione, ma cercherò di andare veloce, diciamo, sugli elementi di scenario e sugli elementi di contesto per soffermarmi un po' di più sulle valutazioni che stiamo facendo nell'ambito di questa task force. Dicevo, per quanto riguarda gli elementi di contesto, lo sviluppo tecnologico è solo uno degli elementi propulsivi del fintech, al quale si aggiungono anche le evoluzioni del quadro normativo di riferimento e i trend demografici alla base di cambiamenti nelle caratteristiche e nei bisogni dei consumatori. Questi fattori sono destinati a interagire tra loro secondo dinamiche spesso non prevedibili e favoriscono trasformazioni strutturali del sistema finanziario, degli attori e dei relativi modelli di business. MiFID 1 e MiFID 2 hanno comportato una profonda trasformazione del modello relazionale consulente-cliente, accompagnata da un'evoluzione degli obblighi degli intermediari. Innanzitutto lo scambio informativo, prima episodico, è divenuto continuo e in secondo luogo hanno assunto una rinnovata centralità i presupposti sostanziali, parlo di presidi strategici organizzativi, per il corretto adempimento degli obblighi di informativa e di valutazione delle scelte di investimento. Sto parlando ovviamente del principio della Know Your Customer e del Know Your Product. A tal proposito, le istituzioni europee hanno sottolineato l'importanza di favorire la libera circolazione dei dati tra gli Stati membri, rimuovendo le barriere eventualmente in essere, e hanno ribadito l'importanza di dare un'applicazione coerente e tecnologicamente neutrale alla normativa europea in materia di gestione dei dati. Ovviamente faccio riferimento alle direttive e ai regolamenti che tutti conosciamo e che vedete richiamate nella slide. Poi ovviamente ci sono i fattori demografici e le possibilità di per sé offerte dall'innovazione tecnologica. Per quanto riguarda il ruolo dei millennials, numerose ricerche riferite ai servizi di pagamento, ai servizi bancari in generale, mostrano che la disponibilità di mobile banking, per esempio, è un fattore determinante nella scelta e nella decisione di cambiare banca, soprattutto per i più giovani. Per quanto riguarda l'innovazione, il fintech ha dapprima toccato il sistema dei pagamenti e il sistema bancario per poi estendersi alle negoziazioni finanziarie, alle assicurazioni, ai servizi di wealth management e di consulenza finanziaria, sia pure con una pervasività eterogenea tra comparti. In generale, la digitalizzazione dei servizi finanziari, può essere inquadrata nell'ambito dei processi tesi a ridurre le frizioni che ostacolano il pieno espletarsi delle funzioni di un sistema finanziario e in particolare la digitalizzazione e l'automazione dei processi possono determinare un significativo abbattimento dei costi di transizione a beneficio sia dei fruitori dei servizi finanziari sia dell'industria. Si stima ad esempio che negli Stati Uniti e in Europa l'impiego dei cosiddetti smart contracts possa consentire al contraente di un mutuo ipotecario un risparmio medio unitario fino a 960 dollari all'anno, a fronte di una riduzione complessiva dei costi annui di gestione sostenuti dagli istituti di credito fino a 11 miliardi di dollari. I cittadini possono godere di migliori condizioni di accesso ai mercati, sfuggendo eventualmente all'esclusione finanziaria, ma sul tema ritornerò più tardi. Per quanto riguarda il settore assicurativo, per esempio, l'InsurTech permette alle compagnie di assicurazione una valutazione più accurata dei rischi individuali attraverso l'utilizzo dei big data e una maggiore articolazione dell'offerta. E allo stesso modo la consulenza automatizzata può veicolare un servizio personalizzato a costi contenuti, intercettando così investitori non serviti al momento perché poco remunerativi, in quanto caratterizzati da basse disponibilità patrimoniali o bassa disponibilità a pagare. Poi ovviamente per le imprese si profilano
altri benefici connessi al reperimento delle risorse finanziarie attraverso canali alternativi come il crowdfunding e il peer-to-peer lending. Ai potenziali benefici si associano però possibili rischi che il dibattito istituzionale in corso indica come aree da presidiare da parte, principalmente da parte di noi regolatori. Tanto per fare un esempio, prima di scendere a parlare di consulenza automatizzata, l'high frequency trading, ci sono ormai numerosissime analisi empiriche che rilevano come una maggiore correlazione tra i prezzi di mercato dovuta a questi scambi ad alta frequenza possa determinare anche una maggiore volatilità. Per quanto riguarda in particolare i rischi connessi alla consulenza automatizzata, le autorità dei Paesi membri della IOSCO hanno indicato tra gli altri aspetti attinenti alla profittatura del cliente, alla valutazione dell'adeguatezza, possibili conflitti di interessi, rischi per la cyber security e la tutela della privacy degli investitori. Ulteriori rischi possono sopravvenire in presenza di malfunzionamento dello strumento automatico, errori nelle ipotesi e nelle stime poste alla base dell'algoritmo, di riferimento e violazioni informatiche dello strumento. La diffusione dei servizi di consulenza automatizzata potrebbe rendere più probabile l'allocazione delle responsabilità connesse a ciascuna fase del processo di investimento, dalla consulenza alla negoziazione, a soggetti diversi, rendendo quindi più oneroso l'eventuale contenzioso. E naturalmente anche noi stessi, le stesse autorità di vigilanza potrebbero incorrere in rischi significativi derivanti dall'obsolescenza delle prassi di vigilanza. Ma non parliamo solo dei rischi, parliamo, lo dicevamo prima, anche di possibili benefici. Nella ricognizione della IOSCO sono stati individuati in primo luogo la riduzione delle barriere d'accesso al servizio, il contenimento dei costi, la facilità del contatto e la fruizione, la velocità della prestazione. La più ampia possibilità di mettere a confronto più providers e più prodotti anche in ambito internazionale. Tra i benefici viene segnalata anche una più elevata qualità, del servizio rispetto a quello tradizionale in termini di, possibilità di un costante aggiornamento dei dati di mercato da cui deriva una profilatura dei prodotti consigliati e una più elevata tracciabilità delle procedure di fornitura del servizio. Nell'ambito delle ricognizioni che vedete citate in nota, è emerso tuttavia che i benefici identificati vanno sottoposti ad alcuni caveat. In realtà sia rischi sia benefici vanno sottoposti ad alcuni caveat, perché in generale si parla di rischi e benefici connessi alla fruizione del servizio che non sono sempre specifici del servizio in quanto automatizzato, ma potrebbero essere amplificati in un contesto di automazione, di digitalizzazione. In secondo luogo, per quanto riguarda in particolare i benefici, l'accesso al mezzo digitale potenzialmente illimitato non corrisponde necessariamente a un'utenza potenzialmente illimitata. Anche su questo magari torniamo più in là, così non mi dilungo in queste prime fasi, prime slide. Nel contesto europeo, il Parlamento e la Commissione hanno individuato i principi ai quali dovrebbe ispirarsi la regolamentazione del fintech nell'approccio per attività, nella neutralità tecnologica e nella proporzionalità rispetto ai rischi. Al primo punto, la regolamentazione per attività postula, ma è una cosa nota, l'applicazione delle stesse regole a prescindere dall'entità giuridica a cui l'attività fa capo e nel caso del fintech a prescindere dal grado di automatizzazione dell'attività. A differenza dell'approccio per soggetti, tale approccio favorisce quindi un livellamento del campo da gioco tra newcomers e incumbents che offrono lo stesso servizio, riducendo la possibilità che i primi, in origine eventualmente esterni al perimetro regolamentare, sfuggano al controllo, ovvero vengano assoggettati a una disciplina differente. Il principio stessa attività, stesse regole, tuttavia, può risultare penalizzanti per le start-up innovative e quindi per la diffusione dell'innovazione al sistema in generale. Per cui alcuni autori suggeriscono, che possa esserci un trade-off tra l'esigenza di non alterare la concorrenza e la necessità di non ostacolare l'innovazione, trade-off eventualmente risolvibile combinando un approccio alla regolamentazione principle-based con un approccio rule-based. Tra i principi richiamati dalle istituzioni europee, infine, c'è la neutralità tecnologica, al terzo punto, no, scusate, sono passata al secondo punto,
La neutralità tecnologica della regolamentazione si concilia con un atteggiamento wait and see, funzionale ad acquisire elementi di valutazione sufficientemente robusti per orientare l'azione di vigilanza e l'azione normativa. Infatti è necessario del tempo per verificare se la disponibilità di una nuova tecnologia si possa accompagnare allo sviluppo, di applicazioni suscettibili di stimolarle un utilizzo diffuso. Allo stesso modo, il tasso di penetrazione di una tecnologia innovativa può seguire un percorso non lineare, registrando dapprima un ritmo molto lento per poi conoscere un'accelerazione esponenziale. Per cui, i regolatori, secondo questo approccio, dovrebbero astenersi dal bandire o dall'avallare, al contrario, una certa tecnologia solo sulla base dei primi effetti registrati nel sistema e monitorando invece nel tempo l'evoluzione. L'ultima riflessione, l'ultimo principio fa riferimento alla proporzionalità che comporta la commisurazione dei controlli a dimensione, complessità e rilevanza sistemica dei soggetti vigilati e dei rischi ad essi riferibili. A questi principi si allinea il piano d'azione della Commissione europea che combina misure di sostegno per favorire la diffusione delle soluzioni fintech e misure proattive per promuovere e incoraggiare nuove soluzioni e affrontare i rischi e le sfide emergenti. Ma cosa è stato già fatto? Gli interventi di legislatori e supervisori, nelle giurisdizioni che più di altre stanno sperimentando lo sviluppo dell'ecosistema fintech spaziano dall'adattamento del processo regolatorio all'ambiente digitale, che previene l'obsolescenza delle norme, alla rimodulazione delle infrastrutture esistenti in chiave tecnologica, alla creazione di un ecosistema favorevole all'innovazione. Al caso dell'adattamento del processo regolatorio all'ambiente, si riferisce l'Australia, che in linea con l'approccio della neutralità tecnologica della normativa non ha introdotto nuovi precetti regolamentari, ma si è limitato a fornire ai providers di digital advice alcune indicazioni di dettaglio. E lo stesso approccio è stato seguito da alcuni regolatori dei mercati emergenti come India e Malesia per la pubblicazione di linee guida in materia di cyber risk. Finalizzata alla rimodulazione delle infrastrutture esistenti in chiave tecnologica sono per esempio gli interventi dell'FCA e del Dipartimento del Tesoro statunitense che hanno rimarcato l'importanza della cosiddetta smart disclosure, ossia della diffusione di un'informativa secondo formati standard di leggibilità e processabilità attraverso strumenti hardware e software. Alla creazione di un ecosistema favorevole all'innovazione, invece, fanno ricorso i paesi che istituiscono Innovation Hub, regulatory sandboxes, incubator e accelerator. L'Innovation Hub, nel caso dell'Innovation Hub, l'autorità competente offre chiarimenti e indirizzi ai soggetti interessati senza però giocare un ruolo attivo nello sviluppo delle tecnologie. In tale prospettiva opererà, ad esempio, il laboratorio istituito dall'Unione Europea, previsto nel piano d'azione della Commissione Europea per le tecnologie finanziarie, in cui le competenti autorità europee e nazionali saranno invitate a dialogare con i fornitori di soluzioni tecnologiche in uno spazio, si dice, neutro e non commerciale, durante sessioni focalizzate su specifiche innovazioni. E la stessa logica orienterà il FinTech Knowledge Hub, che nelle intenzioni dell'EBA monitorerà l'impatto della tecnologia sull'ecosistema finanziario e lo scambio di informazioni e conoscenze tra tutti gli attori coinvolti. Le sandboxes offrono invece a regolatori e autorità di vigilanza l'opportunità di conoscere appieno il fenomeno innovativo e acquisire elementi utili alla valutazione di eventuali modifiche al quadro regolamentare di riferimento che si dovessero rendere necessari per il perseguimento degli obiettivi istituzionali. A livello globale, il Fondo Monetario Internazionale nel 2017 ne contava 19. Insomma, analizzando varie pubblicazioni sul tema, siamo arrivati a identificare anche altri paesi che cito nelle slide, tra cui la Norvegia, per cui l'istituzione della sandbox è prevista per il 2019. Incubator e accelerator prevedono infine un sistema di incentivi e prassi operative ad hoc e un ruolo attivo dell'autorità competente nello sviluppo delle tecnologie, anche attraverso forme di cofinanziamento, partnership con l'Accademia e con l'industria e l'istituzione dei cosiddetti hackathon, laboratori di software, per lo sviluppo di software.
E un esempio è la Monetary Authority of Singapore, che ha istituito un FinTech and Innovation Group per agevolare l'interconnessione tra gli operatori di mercato e promuovere servizi finanziari e cooperativi in collaborazione con l'industria finanziaria. L'istituto ha avviato inoltre un programma di investimenti e incentivi per complessivi 225 milioni di dollari in 5 anni e costituito con la National Research Foundation un ufficio che si occupa trasversalmente di tutte le tematiche afferenti il fintech. Quali sono, le evidenze che abbiamo trovato in Italia attraverso questa ricerca che abbiamo condotto nel 2017? Grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria, ABI, Assoreti, e grazie al prezioso intervento anche di Massimo e dell'ASCOSIM, siamo riusciti a coinvolgere 22 operatori nel primo semestre del 2017, quindi abbiamo incontrato questi soggetti di cui ho visto nel programma, i cui rappresentanti ho visto nel programma sono stati coinvolti anche nella giornata di oggi. Abbiamo somministrato loro dei questionari da noi strutturati e differenziati tra robo-advisor e operatori tradizionali. Per quanto riguarda i robo-advisor, i modelli di servizio, vanno dal modello ibrido, che combina la presenza di una piattaforma online con la possibilità di fare riferimento a una figura di consulente fisico. Vanno quindi dal modello dal B2C al B2B, quindi al modello di Robo for Advisor, nel quale lo strumento tecnologico è al servizio del consulente. Sono esclusi, si può escludere quindi in Italia l'esistenza di Robo Advisor puri, nel senso anglosassone, diciamo facendo riferimento alla figura che più si è invece diffusa nel contesto anglosassone. Qual è la gamma dei prodotti offerti? Si tratta prevalentemente di prodotti semplici e poco costosi a gestione passiva. Vorrei soffermarmi in particolare sulle criticità su cui abbiamo riflettuto nel discorrere con questi provider, con questi intermediari che ci sono venuti a trovare in Consob. Tra le criticità ovviamente c'è il raggiungimento del break-even perché i robo-advisor devono sostenere un costo elevato per acquisire nuovi clienti e quindi una delle principali criticità dei modelli di business dei robo-advisor è quello della sostenibilità economica, ma solo nel breve periodo. Tra i fattori di successo invece ci sono sicuramente accessibilità, prezzo, velocità e comodità. Tra i fattori che possono costituire un fattore critico di successo, ad esempio il prezzo. Perché nel caso di consulenza in materia di investimenti abbiamo rilevato che le commissioni applicate al patrimonio under advisory oscillano tra lo 0,3 e lo 0,7% annuo, anche se a queste possono aggiungersi altre componenti di costo, quali le performance fee o le commissioni di sottoscrizione dei prodotti consigliati. Un ulteriore elemento riguarda l'accessibilità del servizio, che risulta certamente massima nei casi ovviamente in cui non sono previste alcune soglie d'accesso, e che invece appare potenzialmente poco idonea a includere le fasce qualificabili come mass market quando il patrimonio minimo è pari a 50.000 euro. Ovviamente la comodità del servizio è una grande leva per il robo advisor perché operare senza limiti d'orario e con la rapidità che è consentita dalle piattaforme online costituisce senza dubbio un valore aggiunto per gli investitori, almeno per quelli con competenze digitali, con una familiarità con l'uso di internet. Comunque, tirando un pochino le somme, si tratta di numeri piccoli, perché ricordo stiamo parlando ancora di pochi soggetti, con realtà anche molto eterogenee tra di loro, per cui non è possibile trovare un solo fattore critico di successo comune a tutti. Per quanto riguarda invece gli incumbent, tralasciando i dati che sono delineati nella slide, vorrei soffermarmi sul fatto che l'utilizzo di piattaforme a supporto dei consulenti finanziari appare molto diffuso già presso gli intermediari tradizionali. La maggior parte degli istituti che hanno aderito al progetto di ricerca dichiarano di fruire di una serie di applicativi informatici e di algoritmi che consentono l'automazione di specifiche fasi della prestazione del servizio di consulenza, dalla valutazione di adeguatezza alla formulazione dei consigli di investimento, all'invio della raccomandazione, fino anche alla generazione ed esecuzione di ordini. In particolare per la valutazione di adeguatezza e talvolta per il monitoraggio del portafoglio sono previste procedure anche completamente automatizzate.
Secondo l'opinione degli intermediari intervistati, ovviamente sto parlando delle banche tradizionali, tra i fattori critici di successo continua a rilevare la cura dell'interesse del cliente, la capacità di comprendere le sue esigenze e l'attenzione, la disponibilità e la cortesia. E in effetti questi sono dati che ritroviamo anche nelle nostre rilevazioni che conduciamo annualmente, che sono pubblicate nel rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane. Quindi la relazione con il cliente, l'interazione vis-à-vis, sembrano mantenere un ruolo centrale anche nel futuro del servizio di consulenza. Tuttavia, anche gli intermediari più tradizionali, riconoscono alla tecnologia un ruolo fondamentale di strumento a supporto del consulente. Quindi sembra da un lato diffuso un certo scetticismo sulle potenzialità del B2C, a cui però fanno fronte ampi spazi, si immaginano ampi spazi per il robot for advisor, per cui gli intermediari stanno valutando l'acquisizione di servizi in outsourcing da soggetti terzi, stanno valutando partnership con imprese fintech e l'istituzione di innovation team per studiare e realizzare autonomamente algoritmi, software proprietari o sviluppare competenze in tema di big data analytics. Ovviamente non parliamo solo di offerta, parliamo anche di domanda. Questi sono i dati, lo vedete citato nella fonte del nostro rapporto. Stiamo ancora parlando di un pubblico di decisori finanziari che ricorrono molto all'informal advice, che hanno difficoltà a valutare il servizio ricevuto e mostrano bassa disponibilità a pagare per il servizio, spesso perché non ne comprendono il valore e non ne conoscono esattamente le caratteristiche a valle delle quali poter riconoscere un valore al servizio offerto. E sono soggetti in media con conoscenze finanziarie ancora contenute e particolarmente inclini a taluni bias comportamentali su cui abbiamo fatto una riflessione, perché le distorsioni comportamentali intervengono a tutti i livelli della scelta, a tutti i livelli di cultura finanziaria, e alcuni di questi però possono amplificarsi in un ambiente digitalizzato. Faccio riferimento all'assenza di interazione, che è uno dei tratti fondanti della digitalizzazione del servizio di consulenza. Da un lato può ridurre la pressione psicologica, e quindi può aiutare l'investitore a sentirsi libero da pressione all'acquisto, e anche libero dall'esigenza di dover trasmettere all'interlocutore un'immagine di sé finalizzata ad acquisire un giudizio positivo da parte del consulente, però altri fruitori potrebbero provare disagio nel prendere una decisione di investimento senza potersi confrontare con un professionista. La rapidità del processo, l'abbiamo detto, è una delle leve, dei fattori critici di successo del robo-advisor. La disponibilità del servizio 24 ore su 24, la comodità possono essere tra i principali fattori di successo del robo-advisor, però si traducono senza dubbio in un vantaggio a cui per contro si oppongono alcuni rischi perché mentre nella fruizione di un servizio di consulenza prestato tramite il canale tradizionale solitamente si interpone un intervallo temporale tra la valutazione delle opzioni di scelta e il momento dell'investimento e quindi un pochino si riduce il rischio di decisioni istintive nell'agire online ci potrebbe essere il rischio di decisioni dettate dall'impulsività. Ancora, la raccolta e l'elaborazione delle informazioni utili alla scelta, l'abbiamo detto, può ridurre il gap informativo, ma può anche ingenerare dei comportamenti di clickstream behavior, ossia l'attitudine a cercare informazioni su più siti contemporaneamente, quindi si va in overload di informazioni e allo stesso tempo in ambiente, su internet, in rete è più difficile testare l'affidabilità della fonte presso cui si raccolgono le informazioni. Anche nel momento della compilatura del questionario per la valutazione d'adeguatezza si potrebbe ridurre ulteriormente l'attenzione e la consapevolezza dell'investitore che compila. Mentre dall'altro, dal punto di vista dei benefici, si potrebbero ridurre i margini di discrezionalità del consulente e un format unico, un algoritmo standardizzato per la rivelazione di queste informazioni potrebbe contribuire alla stabilità e alla coerenza degli esiti della procedura. Ovviamente si tratta di
di aspetti che, su cui è difficile valutare a priori un effetto netto. Ci stiamo lavorando, abbiamo in piedi due progetti di ricerca, uno con Roma 3 e l'altro che coinvolge l'Università di Genova e la LUISS per approfondire alcuni profili comportamentali che possono diffondersi in ambienti digitali. Faccio un rapido riferimento a RegTech, un riferimento all'applicazione del fintech alla vigilanza. In un prossimo futuro la tecnologia può segnare una svolta nell'approccio di vigilanza delle autorità dei mercati finanziari. Alcuni dicono che per effetto del RegTech l'attività di vigilanza sarà sempre più improntata a una logica data-driven e forward-looking. Altri si spingono addirittura a prefigurare controlli sul sistema finanziario in tempo reale, al pari di quanto già avviene nel monitoraggio delle condizioni di altri sistemi complessi come quello meteorologico. Al di là, insomma, degli scenari più fantascientifici, possiamo assolutamente presagire che l'accesso diretto dei supervisor ai dati di vigilanza finora filtrati e forniti dagli operatori finanziari potrebbe consentire una valutazione più accurata delle criticità e delle vulnerabilità dei soggetti regolati, minimizzando così il rischio di cattura dei supervisori. E senza dubbio il RegTech potrebbe divenire inoltre uno strumento attraverso il quale simulare l'impatto di possibili regole e azioni di enforcement sul sistema finanziario, consentendo così alla logica della better regulation di trovare piena applicazione. Vi lascio qualche misura parziale delle dimensioni del RegTech che si può cogliere dall'evoluzione degli investimenti di venture capitalist in start-up attive nel comparto, e chiudo tirando un pochino le somme dell'intervento. In Italia la consulenza automatizzata sta muovendo i primi passi. L'automazione, diciamo che la grande novità riguarda soprattutto l'ultimo miglio, ossia la relazione consulente-cliente, perché si aggiunge a un'automazione preesistente di altre fasi della catena del valore. Ci sono tanti potenziali benefici che possono derivare agli investitori dalla diffusione di questi servizi che vanno monitorati anche per i potenziali rischi che sono connessi all'automazione. Probabilmente non saranno necessarie diverse nuove regole, ma si dovrebbe forse contemplare presidi informativi e organizzativi rafforzati. E senza dubbio il FinTech e il RegTech pongono delle sfide all'autorità di vigilanza che il regolatore è chiamato ad accettare. Grazie, Grazie. spero adesso di rivedere Massimo online.